Come la Chiesa influenza il mondo? Come la Chiesa influenza questo paese, l'Italia? Questo video nasce per informare il mio pubblico di come effettivamente parlando la Chiesa, questa entità, il Vaticano, vada a avere un ruolo egemone nel mondo, ma soprattutto in Italia. Partiamo dall'Italia. L'Italia è legata a questo Vaticano. Il Vaticano ci sarà sempre un'entità esistente, ok? Fisica, presente in Italia radicata. Pensate che il Vaticano è l'unico Stato presente all'interno di un'altra nazione che è l'Italia, ok? E ivi compreso. È uno statello minuscolo, piccolissimo, va bene? Si chiama Città del Vaticano, va bene? Ora, il Vaticano, la Chiesa Cattolica, è egemone nelle scelte italiane. Per colpa del Vaticano noi avremo sempre le troie, le prostitute sulle strade, ok? Le prostitute non verranno mai tolte dal marciapiede. Noi avremo questa piaga radicata, usque mortem, fino alla morte, ok? Troveremo sempre queste lieti fanciulle svestite, completamente nude, quasi completamente nude, col culo di fuori, che alla domanda "andiamo?" ti faranno una pompa e un rapporto vaginale, ok? E godrai come un riccio, come direbbe il buon Matti il Biondo, ok? Ora io sto ovviamente facendo un po' il personaggio, ma vi sto raccontando la realtà dei fatti, ok? E vi posso garantire che fin quando ci sarà questo Vaticano, la prostituzione non verrà mai, diciamo così, regolamentata o legalizzata. Sulle strade troveremo sempre queste angelicate fanciulle, mezze nude, nei parchi saranno sempre più sozzi. Troveremo sempre più profilattici preservativi per terra, con tanto di blister, ok? Inoltre avremo la eutanasia che non verrà riconosciuta, cioè per far morire una persona perché si trova in uno stato terminale della sua vita, dove non può muovere neanche un arto, non può muovere nemmeno un dito, bisognerà evadere, bisognerà andare all'estero, bisognerà partire per andare in Svizzera, dove, come per esempio in Svizzera, se non vado errato, in altri paesi europee non è legale l'eutanasia. Qui in Italia no, non sarà mai legale perché ci sarà sempre il Vaticano. Il Vaticano detterà legge. Il Vaticano stesso, secondo me, blocca le scelte dei politici. I politici sono bloccati, hanno le mani legate perché c'è il Papa, perché c'è il Vaticano, perché c'è la Chiesa. Vedete, l'eutanasia dovrebbe essere legalizzata, dovrebbe essere riconosciuta come strumento per togliere dalla sofferenza un essere umano, eppure ciò non si verificherà mai perché c'è sempre il Vaticano di mezzo, come anche non si verificherà mai la legalizzazione della prostituzione. Quindi troveremo sempre troie sulle strade, ragazzi svestiti sulle strade, e una persona che vuole morire, vorrebbe morire, non può morire, ma rimarrà per forza di cose in vita, rendendo schiavo di quella vita, che vita non è, un essere umano che si trova in stadio terminale. Bene, per altre cose, secondo me, le mani legate ce le hanno i politici. Non possono legiferare come vorrebbero, come vogliono, perché ripeto che c'è sempre la schiavitù del Vaticano che va a essere presente lì dove sta, lì dove si trova. Aleggia la presenza vaticana. La presenza vaticana è presente, è radicata, e va a bloccare le scelte dei politici. I politici, secondo la mia opinione, di fatto, hanno le mani legate, hanno le mani legate, ripeto, hanno le mani bloccate, legate. Ok? Prostituzione, eutanasia, droghe anche, legalizzazione delle droghe, non credo che si potranno legalizzare, perché pure il Vaticano, secondo me, va a bloccare le scelte politiche. Ok? E il Vaticano nel mondo, più che altro, caro amico, cari amici, sono scelte dell'Italia, cioè il Vaticano legifera più che altro in Italia, detta legge. Nel mondo pure un po' di rispetto, meglio un po' di attenzione c'è da questo punto di vista, perché comunque viene notata la presenza vaticana, di conseguenza il mondo stesso sta attento, no? Alcuni passi non possono essere presi, qualcun altro non può essere preso da qualche altro paese che si trova al di fuori dell'Europa o al di fuori di altri continenti, e anche lo stesso mondo si ritrova a guardare ed assistere in maniera impotente a quelle che sono le scelte che de facto, il Vaticano va a compiere, va a prendere. E il Vaticano detta legge.
No, non puoi fare questo, no, non puoi fare quest'altro. Perché? No, perché sono il Vaticano, perché sono il Papa. Il Papa, il vicario di Cristo, non può mai fallire, non può mai sbagliare, non può mai dire cose per altre. Di conseguenza ci ritroviamo in una condizione di mani bloccate, mani legate. I politici che non possono legiferare, le difficoltà a mettere un freno alla prostituzione, all'eutanasia che non può essere riconosciuta, non può essere legalizzata, le persone che continuano a non potersi uccidere tramite eutanasia. Il fatto che non possiamo dare una, chiamiamola, che il Vaticano, per esempio, molto spesso non accetta la cremazione, quando la cremazione ormai viene praticata, anche se in qualche caso la cremazione appunto viene accettata dal Vaticano, c'è cioè uno spiraglio, un'apertura in più, però bisogna sempre tenere certe regole strette, il fatto che bisogna sempre andare in chiesa, per esempio, dovendo ragionare in maniera concreta per quanto è la religione cristiana cattolica. Cioè, ci sono tanti piccoli paletti, paletti anche piuttosto grandi, azzardo a dire, che però il Vaticano va a mettere, va a stabilire, va a mettere, va a inserire. E io mi sono rotto le palle, va bene? Perché il Vaticano può e deve dire la sua, ma il Vaticano non è Dio, ok? Il Vaticano è presieduto da un essere umano che si chiama Papa Francesco. Papa Francesco ha le sue elezioni, Papa Francesco va al bagno a defecare, va al bagno ad urinare. Papa Francesco non è un Dio, è un essere umano. Non è vero che chi fa il Papa è un Dio in terra, è il vicario di Cristo, è un essere umano. Anche il Papa può sbagliare, anche il Papa può dire menzogne, anche il Papa può scioccare, anche il Papa prova un'emozione nei confronti di una donna. Ok? Il Papa è etero, è un uomo etero, ok? Il Papa è un uomo, ha il pisellino, ha il pisello, ha il pene. Quindi anche il Papa vede la donna. Non è che non la vede, ha gli occhi il Papa, ok? E il Papa stesso magari, tra il lusco e il brusco, fa qualche pensiero erotico. Può farlo, potrebbe farlo. Ora, non voglio dire che questo Papa faccia pensieri erotici o gli altri li abbiano fatti, ma probabilmente in cuor suo un Papa potrebbe anche fare un pensiero intimo, un pensiero sconcio su una donna o su una ragazza. Va bene, ci sta, Dio buono, ci sta. Quindi il Papa non è Dio, Dio non è il Papa. Dio è una cosa. Se esiste è un'entità, è un'intelligenza creativa, non è il vecchio canuto con la barba bianca. Il Papa è un essere umano, ok? Se domani mi venisse eletto come io Papa, Papa Leandro, io sarei un essere umano a tutti gli effetti, sono e rimango come tale. Ed anche io andrò a notare una donna, una ragazza, cazzo. Quindi non ci prendiamo per il culo. Prima di diventare Papa, Papa Francesco guardava le donne sicuramente, aveva a che fare con altre persone, ok? Quindi, ragazzi, io vi dico, basta con questa credenza e cerchiamo di essere più flessibili. L'elasticità mentale di fatto, aiuta e non poco. Siamo elastici, diventiamo elastici. Ok? Grazie, grazie a tutti. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao da Leandro, conoscitore italiano.